Oggi sul nostro canale YouTube della Fayette, a cui vi invito a iscrivervi, vi vogliamo parlare di un argomento molto molto importante, per cui molti clienti, soprattutto da quando abbiamo aperto l'e-commerce nel nostro shop che vi invito a guardare, ci fanno la domanda appunto se comprare e come scegliere la taglia e come capire la vestibilità, soprattutto per quanto riguarda l'uomo. Quindi ci vogliamo soffermare su questo concetto. Per acquistare appunto con l'e-commerce, piuttosto che quando andate in un punto vendita o quando dovete fare un regalo, la prima cosa che dovete capire è che se un professionista serio vi chiederà, il commesso o chi per esso, è la corporatura della persona. Quindi la corporatura della persona significa non solo il peso dell'uomo stesso, ma è basato su più concetti, ossia le spalle, la pancia, l'altezza e quindi non solo il peso. E adesso vi voglio far vedere su due persone, proprio su due fisici differenti, e quindi parlare della loro corporatura per capire quale maglia scegliere. Partiamo da Giorgio, che è una corporatura alta, quindi logicamente l'altezza qui è importante, ha una bella massa muscolare, quindi ha comunque un bel peso, però diciamo che ha una bella spalla facendo molto sport e poca pancia. In questo caso la maglietta o la t-shirt o la camicia che dovrete scegliere è la slim, proprio perché sulla persona che cosa fa? Si va a evidenziare, soffermare su alcuni punti, cioè la maglia slim è molto stretta sulle spalle, stretta e asciutta sulla pancia e quindi valorizzerà ancora di più l'altezza e si soffermerà su alcuni punti. E questa è la slim. Adesso vi faccio vedere Alessandro, che diciamo che è la corporatura che mediamente rientra nello standard, perché abbiamo molti clienti così non altissimi, una corporatura quindi più equilibrata sicuramente, nel senso che quando dovrete scegliere una maglia sarà la maglia regular, che non si soffermerà su alcuni punti del corpo, ma vuole esprimere nella sua interezza la persona. Allora, qui siamo entrambi, per farvi capire, vi ho preso due maglie Lacoste della stessa taglia, quindi entrambe quarte, una slim e una regular, per farvi capire come la stessa taglia in due maglie differenti balla di parecchi centimetri, addirittura 4. Quindi ecco, questa è importantissima. Prima la vestibilità, poi quindi prima la corporatura, poi scegliete la vestibilità e poi successivamente quando dovete andare su un acquisto scegliete la maglia. Oggi vi salutiamo, mettete un pollice sul nostro canale YouTube e ringrazio Alessandro, che è il Grazie nostro a voi. caro cliente che si è prestato. Grazie. Grazie.